Hello everybody, and welcome to English Class, the website dedicated to learn the English language. Comincia da questo momento in poi tutta una serie di lezioni, il cui scopo sarà quello di insegnare la lingua inglese. Alcune lezioni saranno di grammatica, altre di fonetica, altre ancora di lessico, ma insieme andranno a costituire il materiale di un corso completo. Shall we start? L'argomento di questa prima lezione d'inglese è l'alfabeto, che in inglese si dice alphabet, alphabet, con l'articolo the alphabet. In inglese, a differenza che in italiano, ci sono 26 lettere che vanno a comporre l'alfabeto. In italiano ce ne sono invece soltanto 21. Questo perché in inglese ci sono 5 lettere in più, che sono per la precisione 3 consonanti, ovvero J, K e X, o dette in inglese J, K, X, e 2 semivocali, che sono W e Y, o come si dicono in inglese, W e Y. Vediamo quali sono le lettere che compongono l'alfabeto inglese. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, o come dicono gli americani, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, o come dicono gli americani, Z, Z. Vediamo il riepilogo generale. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Per oggi questo è tutto. Continueremo la prossima volta. Per maggiori informazioni su questo argomento, potete visitare la sezione di fonetica del sito internet di English Class. Il link è riportato nell'info box qua sotto. Goodbye everybody, see you next time!